Buongiorno, iniziamo una nuova settimana dal complesso delle Lune Fitness di Silvi Marina. La settimana scorsa avevamo mostrato il Muay Thai con i calci, una lezione con Rolando Bernal che ci aveva insegnato a scaricare un po' la tensione ma anche ad allenarci, ci aveva spiegato quanto faccia bene al fisico tirare dei calci, naturalmente tirati bene. E oggi andiamo ad approfondire la disciplina del Muay Thai, un'antica arte marziale che viene dalla Thailandia, insieme a Rolando Bernal presso la palestra Le Lune Fitness di Silvi Marina. Lui ci accompagnerà in un allenamento che durerà tutta la settimana, che sarà utile anche per chi normalmente non pratica questa disciplina per tenersi in forma. Vediamo. 1, 2, gente, dito, gomito, gomito. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno, vi interrompiamo. Buongiorno. Mentre svolgete la vostra lezione di Muay Thai, buongiorno Rolando, e buongiorno a Leonardo e a Giuseppe, che sono due modi di praticare il Muay Thai in età diverse, quindi questo ribadisce che si può praticare sempre questa disciplina. Ma sempre, e la Muay Thai, che ha origini thailandesi, infatti il nome Muay Thai, che tra l'altro è lo sport nazionale della Thailandia, dove i bambini iniziano, ma ancora molto più piccoli, ai 8 anni e ai 6 anni già iniziano a combattere. Oggi iniziamo da cosa, Rolando? Allora, oggi iniziamo con la cosa fondamentale, una cosa fondamentale in tutte le discipline di combattimento, che è la guardia, ok? Ogni disciplina ha una sua guardia particolare, ok? Che la definisci come disciplina, come arte marziale. Nella Muay Thai abbiamo la guardia della Muay Thai, che è una guardia frontale, che tende molto ad avere il bersaglio frontalmente e non lateralmente come ce ne sono altre. Non è una migliore dell'altra, è semplicemente è la disciplina che l'ha impostata così. Vediamola. Ok? Vabbè. Allora, guardando di là, guardando al mare, ok? Mettiamo prima piedi paralleli all'altezza delle spalle, ok? Se io sono destro, porto il piede sinistro frontale, 1, piccolo passo frontale, alzo i pugni all'altezza della tempia, della fronte, gomito chiuso, mento dentro, senza caricarmi in avanti, dritto. Ho le punte dei piedi aperti, perché? Perché la punta dei piedi aperti mi dà la possibilità di avere il movimento del bacino, perché ogni colpo nella Muay Thai si fa col bacino, punte dei piedi e le spalle. È una sintonizzazione, una sincronia che si fa. Quindi in questa guardia noi abbiamo un movimento ritmatico, che è punta dei piedi e avampiedi, e inizio sinistro, destro, sinistro, punta dei piedi. Ci si lavora molto sulla punta dei piedi e andiamo a fare lo spostamento in avanti, solo lo spostamento in avanti in guardia, con un passo in avanti sinistro seguito dal destro. 1, mi muovo, punta i piedi, avampiedi, punta i piedi, ancora uno in avanti, 2, punta i piedi, avampiedi, punta i piedi, vado indietro, 1, punta i piedi, avampiedi, punta i piedi, 2. E in questo movimento, in questa posizione, in questo ritmo, noi possiamo iniziare ad aggiungere dei movimenti, dei colpi basici della box, il pugilato, ma anche della Muay Thai. Adesso iniziamo a fare un jab diritto e una gomitata ascendente sinistra. Quindi vado un passo in avanti e vado jab diritto, gomito, rientro in guardia. Vado ancora in avanti, jab diritto, gomito, rientro in guardia. Vado indietro, jab diritto, gomito, rientro in guardia. Vado indietro, jab diritto, gomito, rientro in guardia. Continuiamo col ritmo. Possiamo aggiungere anche una bella ginocchiata destra a questo movimento. Andiamo avanti,
jab diritto, gomito, ginocchio, guardia. Continuiamo avanti. 1. Jab diritto, gomito, ginocchio, guardia. Vado indietro. 1, 2, 3, 4. Guardia. Ancora indietro. Jab diritto, gomito, ginocchio. Ok. Grazie Rolando per questa lezione che era preliminare, diciamo, perché da domani inizieremo a muoverci anche con i nostri telespettatori da casa, con i calci, vero? Sì, sì, certamente, certo. E approfondiremo questo tema che avevamo iniziato. E i calci, sì, perché c'è la tecnica giusta per effettuare i calci, perché siano potenti e perché soprattutto vengano ben esecutati. Ecco, il calcio è importante della Muay Thai perché è uno degli strumenti che si usano di più. Allora, grazie a Leonardo, grazie a Giuseppe, grazie a Rolando. Noi vi diamo appuntamento a domani dalle Dune Fitness e adesso andiamo in pasticceria con la dottoressa Marina Manieri. E sabato scorso ci eravamo lasciati proprio qui al caffè Atene le Dune, dove ci eravamo intrattenuti a parlare di gelato con la dottoressa Marina Manieri. Oggi continuiamo questo argomento nel dettaglio tecnico della produzione del gelato con la titolare di questo esercizio. Buongiorno. Buongiorno. Ritroviamo Katia Giancola, titolare del caffè Atene le Dune, e anche la dottoressa Marina Manieri. Io mi rimetto subito la mascherina perché oggi continuiamo a parlare del gelato. Allora, passiamo dai valori nutrizionali di cui ci siamo occupati venerdì e sabato alle tecniche di lavorazione. E Katia è un maestro gelataio e un maestro pasticcere anche. Quali sono le tecniche per fare un gelato genuino? Le tecniche per fare un gelato genuino è utilizzare un sistema che ci consente di preparare ogni ricetta al suo gusto. E io ho un sistema, ho adottato questo sistema sin dall'inizio e grazie a questo utilizzo materie di altissima qualità, quindi partendo dal latte e la panna, e poi posso creare ricette utilizzando le semplici materie prime. Qui vediamo ad esempio delle bacche di vaniglia per creare un gelato alla vaniglia, oppure del cioccolato bianco biologico o del semplice zafferano alla fava tonka. Il pubblico diventa sempre più esigente. Qual è la media di gusti che dovete proporre per accontentare i vostri clienti? Guarda, noi ne abbiamo una vetrina da 48 gusti. In realtà io in mente ho tantissimi altri gusti, che ne so, arrivo anche a 60 gusti. Qual è il gusto più estroso che hai pensato e realizzato? Il più estroso? Oddio, ne ho fatti tanti in realtà, perché mi cimento e mi diverto allo stesso tempo a creare nuove miscele, nuove abbinamenti di gusti. E uno particolare è questo, ad esempio la fava tonka. La fava tonka è un baccello, come lo è anche la vaniglia. Si trova nel Brasile questa pianta. E questo è il baccello di un fiore che è molto profumato. Ed esce una crema, con la crema l'ho abbinato, e l'ho abbinato anche a una gelée al maracuja e del cioccolato bianco, una glassa al cioccolato bianco, l'ho chiamato déjà vu. Molto buono, sì, eh sì, l'abbinamento. Suona molto interessante, molto appetitoso. Allora, grazie a Katia Giancola che ritroveremo ancora in una delle prossime visite al caffè Atene le Dune. E grazie. Adesso una domanda alla dottoressa Marina Manieri. Ma il gelato artigianale come quello che vediamo qui e il gelato che chiamiamo industriale, già pronto, che differenze hanno a livello nutrizionale? Sì Mila, ci sono diverse differenze tra i gelati industriali e quelli artigianali, come ci ha appena spiegato Katia. Sicuramente io nelle indicazioni nutrizionali che do consiglio sempre di preferire un gelato di questo tipo artigianale, poi meglio ancora se fatto con tutta questa attenzione alle materie prime e ai prodotti che poi vengono lavorati per creare il gelato. Sicuramente la differenza principale è anche nella conservazione
del prodotto, che per quanto riguarda appunto questo è, diciamo, fatto e mangiato, mentre per quanto riguarda gli altri devono essere appunto prodotti e poi consumati dopo lungo tempo. Quindi questo porta inevitabilmente anche a un deterioramento, seppur minimo, del prodotto, a una perdita di qualità. Grazie alla dottoressa Marina Manieri, grazie a Katia Giancola, noi ringraziamo il nostro tecnico Alberto Capo e vi salutiamo dal caffè Atene Le Dune di Silvi Marina. Vi aspettiamo domani a Buongiorno Fitness, solito orario. Ciao.